Ciao Como Radio, siamo in compagnia dell'artista galiziano Joan Curiel e della professoressa Maria Bianchi, appunto, e vogliamo condurre questa intervista. Vorremmo sapere, appunto, come ti chiami, qual è la tua attività, da dove vieni, le tue origini. Il mio nome artistico è Joan Curiel, vengo da Galicia, di Santiago de Compostela, che è dove io vivo da 20 Lui vive a Santiago da 20 anni, più o meno. anni. Com'è nata la tua passione per la musica? Come ha nacido tu passione per la musica? Io desde bambino io sempre mi ha gustato molto la musica. Io mi ricordo grabando, tenevo una gravadora di cassette, non so se sanno lo che è Sì, cassette. era un registratore, quello con le cassette. Antico, Antico, antico sì, e molto antico, Maria. antico. Io mi ricordo grabando sonidos, io grabavo fonetica. Una cosa así, ritmo, 1, 2, estaba 5 minutos y yo después, adesso, aprendía de memoria. Sì, no, lui quando era piccolo registrava su questi registratori a cassetta che non esistono più, e non solamente musica, quindi canzoni, ma anche dei suoni, facendo come un po' il beatbox adesso, Sì, una specie. Sempre mi ha gustato molto la musica desde bambini e soprattutto descubrire artisti nuovi e ritmos nuovos. Qual è il tuo genere musicale? Cioè, che canzoni sono? Che canzoni? Il mio che io tocco? Io non so perché non so mi definire. In Galizia mi hanno definito come a veces como pop con influenza di musica del mondo, ma también cantautore perché io faccio la mia canzone e toco molto con questa chitarra di nylon, no? Spagnola. Ma io penso che il mio gusto è más per los ritmos del mondo, no? Entonces, può essere. Non so se pop con musica del mondo o musica del mondo, non mi so definire. Sì, è fondamentalmente un cantautore perché lui canta le proprie canzoni che scrive, sia testi che musica. È abbastanza indefinibile perché è stato definito come pop con influenze musica del mondo, però di fatto forse si sente più adesso con un momento un pochino più formato. Quali sono stati i tuoi più importanti progetti nel passato o nel presente? Io ho fatto tournée per Brasile, Argentina, Stati Uniti, United States, allora Italia, Nord Italia, Francia, Belgica, Portogallo, e molto, molto per Galizia. Sappiamo anche che appunto tu ti occupi di bambini o di ragazzi, tu cosa fai con loro? Adesso quando tu vas a venire a los chicos o los jóvenes o los niños, es hablar del proyecto Io in Galizia tengo un progetto con bambini di apprendere la chitarra, ma anche apprendere creazione e creazione di canzoni. È bello perché questa prima incontro delle bambini con la sua creatività. E nel futuro progetti qualcosa in particolare? E allora tengo nella mia testa tre discos differenti, ma non so quando va a essere. Per quanto riguarda la nostra città, cosa ti ha colpito di più di Como? Lo che ti ha gustato che mi ha más gustato o lo che ti ha más impattato? questa intervista.